sia stato comunque questo risultato che c'è una cosa Chiappole. Un diario di anni fa, tornando a noi. Quello che volevo dire è questo, il blocco del conto del comune mi sembra sia uno dei casi rari in Italia, se non il primo. Intanto non si è capito perché i giudici siano riusciti a bloccarlo non permettendo neanche il minimo di sussistenza all'attività amministrativa, quindi con il sostegno a tante categorie più deboli. Il blocco, stavo dicendo, di queste somme comporta, come qualcuno di voi si sarà già accorto, iniziano a mancare alcuni servizi. Se oltretutto, e qua ci sono anche molti espropriati e non ce l'ho con loro, come non ce l'ho con chi ha acquistato i lotti, però questo atto non era dovuto perché siamo in prossimità, e questo lo sapevano tutti, in prossimità da parte della Cassazione, del responso dell'esito della sentenza. Quindi questa io la considero, quindi non prendetevela con espropriati, non questionate fra di voi che non è il caso. Io personalmente lo ritengo una cattiveria nei confronti della comunità. Chi ha deciso questo doveva pensarci bene prima. La parte più drammatica che si sta verificando è questa: abbiamo degli anziani, una quarantina di persone che noi assistiamo a casa. E quindi questo oggi non siamo più in grado di garantirlo, quindi sappiate che ci sono degli anziani a casa da soli e non so come stanno provvedendo, diciamo, a rifornirsi, spero che i familiari, insomma, pensino anche a questo. Comunque è vergognoso che nel 2016 si arrivi a tanto. Io posso capire il blocco delle opere pubbliche, di quant'altro ci va dietro, eccetera. Però quello che non accetto è che le fasce socialmente, noi altri qua siamo tutti qui che sta bene, tanto domani mattina si alza in su e tutti si arrangiano in su, ecco. E che le fasce più in difficoltà, le fasce deboli, non soffrono di questa cosa. Tutti vogliono darci una mano perché questa soluzione venga risolta e venga risolta possibilmente in modo meno indolore. Se ognuno si impunta sulle sue posizioni, fra 15 anni, io non sarò più sindaco, penso, forse magari non lo so più neanche fra 15 anni, però ricordatevi una cosa, nessuno ha portato a casa niente, anche perché vi ricordo che probabilmente nell'udienza del 20 viene sbloccato una piccola, la somma, quella che permetterà la vita, il minimo indispensabile per il comune, però alcune dichiarazioni fatte che siamo pieni di soldi, Fiorisce, se fosse pieni di schei, se varie a fare le scuole, se varie a asfaltare strade, se varie a fare tutti una serie di servizi. Che non ci siano dubbi, perché là se c'è scritto Pippo uguale Mose, al di là dell'interpretazione e al di là del fatto che io convengo su una cosa, che se si arriva a un livello come questo ce ne sarà anche uno solo, ma qualcuno avrà una colpa, no? Perché non è normale che si arrivi a una situazione come questa. Per cui se da un lato c'è tutta la giustizia amministrativa e quella civile che ci porta a questa situazione che è imbarazzante, dall'altro ce n'è una che magari è più penale, che potrebbe andare a scavare e capire se è accaduto qualcosa anche di poco regolare. Io non ho informazioni, però dico, boh. Guardate, noi portiamo la solidarietà della regione, che non è una stretta di mano, no, altri che sente, o sa, che sente, e quello che possiamo fare nel limite delle leggi lo facciamo volentieri, anche per essere presenti con delle risorse, un intervento straordinario. Mi penso che c'è già un brutto segnale, perché pensare che una causa dura 20 anni mi pare che già dà un segnale che è Repubblica delle Banane che ci troviamo, no? E soprattutto penso una cosa, penso che se l'efficienza che è stata dimostrata con Fara di Soligo fosse dimostrata con tutti i delinquenti che avremmo, i problemi che ne è, roba andaria tanto bene, no? Cioè, minimo l'interruzione del pubblico servizio bisognerebbe evitarla, no? Gli anziani che non hanno più cure, l'asilo, le scuole, eccetera. Per cui il primo invito è che qualcuno riveda questa sentenza, cioè che comunque si metta mano a questa sentenza. Il secondo assolutamente, che è quello, se posso fare un appello, capisco che è difficile, perché da anni che ne parliamo. La soluzione, diciamo, della stretta delle mani e trovare una soluzione tra le parti sarebbe la migliore, no? Un sacrificio potremmo anche chiederlo. Lo chiediamo agli espropriati, lo chiediamo
ai lottizzanti, nella speranza che un tavolo col comune dove la regione volentieri partecipa si possa trovare una soluzione. Attenzione, noi altri non siamo quadri a sottovalutare le sentenze, eh? Le sentenze si rispetta, però questa è una sentenza che, cioè, se la fa su un comune, come si dice, che è infiltrazione mafiosa, si manda a casa tutti, si sospende il coso, e dopo anche la storia, mi sento qualcuno che dice, ma il sindaco deve dimettersi, se vogliamo disastri basta che arriva il commissario del prefetto, e dopo abbiamo fatto a compia, no? Non so se ne deve parlare, ma il sindaco quantomeno l'ha un'investitura, porta avanti anche una sfida, il commissario viene qua a fare il contabile. Quello che possiamo fare noi, io e assieme agli altri parlamentari che sicuramente incentiveremo in questo, lo faremo. La prima cosa che dobbiamo chiarire con il Ministero, a cui abbiamo fatto riferimento l'altro giorno, è quello di verificare se ci sono altre situazioni simili in Italia, dico non qua intorno a noi, in Italia, perché se ci sono altre situazioni simili vuol dire che la strada da percorrere è quella di agire sulla norma, come ricordava prima il Presidente Zaia. Se invece questa dovesse essere l'unica situazione, perché magari gli altri comuni hanno avuto evolversi dei fatti in maniera diversa, ecco, bisogna cercare degli interventi ad hoc nei confronti del comune di Fara di Sulico. Quindi il primo passaggio col Ministero dell'Interno è stato fatto, il secondo passaggio deve essere nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze, perché è là dove dovremo andare ad agire. Consentitemi di dire, sì, questa è una vicenda complicata dove ci sono più interessi in ballo, ci sono privati, però quegli stessi privati sono anche membri di questa comunità, e io credo che un senso di comunità si debba riscoprire anche in questi casi, e che debba, qui magari posso non essere simpatica ad alcuni, anche chi ha una sentenza in mano che è favorevole e tutto, la giustizia non è sempre solo far valere fino alla fine tutto quello che ti dicono che ti spetta, significa anche, se sei parte di una comunità, comprendere e notificare un precetto prima di un ricorso per Cassazione, credetemi, lo dico, è un atto criminale per